Nell'immagine comune, Venere è associata all'idea dell'amore, dell'innamoramento e della bellezza. Per i romani aveva invece molte più sfaccettature, come ci testimoniano i tanti epiteti che accompagnavano la dea: vincitrice, fortunata, genitrice. Non conosciamo esattamente quando ha origine questo culto in epoca romana. Sicuramente a partire dal III secolo a.C. Acquista anche un ruolo nella vita pubblica. Nel I secolo a.C. Silla, per manifestare l'attaccamento a questa divinità, sceglie di firmarsi Epafrodito, caro alla dea, e Giulio Cesare, qualche decennio più tardi, le dedica un tempio dedicato proprio a Venere genitrice, eretto nel foro che lui stesso costruisce a Roma, e a partire da Cesare Venere diventa la progenitrice della dinastia Giulia. Il culto di Venere è poco noto in Italia settentrionale. Abbiamo alcune attestazioni epigrafiche a Aquileia, a Concordia, a Vicenza. A Brescia ad oggi non esistono epigrafi che ricordino questo culto. L'immagine però di Venere a Brescia è nota e qui nel Museo di Santa Giulia sono conservate tre sculture che raffigurano la divinità. La statua più grande è quella ritrovata nel 1951 casualmente durante dei lavori in Corso Magenta ed è una scultura che probabilmente decorava un ambiente termale, un edificio termale costruito tra la fine del I secolo a.C. e in uso fino alla prima metà del III secolo d.C. Questo edificio è stato scavato solo per limitate porzioni e sappiamo che dopo il III secolo d.C. venne abbandonato, occupato da una necropoli e solo in epoca tardoantica o alto medievale rioccupato con la costruzione di un grande edificio la cui funzione al momento resta sconosciuta. La grande scultura da Corso Magenta raffigurava una delle tante versioni iconografiche note di Venere e raffigurava la dea con il busto nudo e la parte inferiore del corpo invece avvolta in un manto che le cinge i fianchi e veniva annodato sul pube. Le versioni più note si conservano in altri musei, una delle più celebri è la cosiddetta Venere Landolina del Museo Archeologico di Siracusa. Non deve stupirci il fatto che una statua di Venere decorasse un ambiente termale, perché la divinità è legata all'idea della cura e appunto della bellezza, ma anche nella mitologia Venere nasce proprio dalle acque, come la raffigurerà poi Botticelli nel Rinascimento. Altre iconografie di Venere sono note a Brescia. Una piccola statuetta proviene da una abitazione scavata nel 1985 nelle Domus di Santa Giulia ed era una statuetta inferiore al metro che decorava un ambiente di questa abitazione. Probabilmente aveva proprio la funzione decorativa più che quella cultuale. La terza opera invece non ha una provenienza, si sa solamente che fu donata da Gerolamo Joly in data imprecisata. È una testa in marmo che non sappiamo se sia stata recuperata sul mercato antiquario o in città. Sia la Venere dalle Domus di Santa Giulia sia la testa donata da Gerolamo Joly raffiguravano una medesima iconografia, una Venere cosiddetta pudica, in quanto raffigurava la dea completamente nuda nell'atto di coprirsi il seno e il pube con le braccia, con riferimento a un mito secondo cui la dea sarebbe stata colta dagli sguardi dei satiri nel momento di accingersi al bagno. Per ammirare la bellezza di Venere e le statue di Brescia, vi aspettiamo il 12 maggio al Museo di Santa Giulia.